Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha preso in considerazione il tema della riapertura delle spiagge seguendo le misure anticontagio previste per garantire la salute pubblica. Per la stagione 2020, infatti, ci si prepara ad organizzare gli arenili con informazioni sul numero di posti disponibili e sulle prenotazioni anche in coordinamento tra i diversi comuni. Inoltre, il controllo del mantenimento delle distanze di sicurezza e del limitato numero di accessi sarà affidato a steward e personale della Protezione Civile, mentre Polizia e Capitaneria di Porto si occuperanno della vigilanza. A presiedere il comitato provinciale è stato il nuovo prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini, che si è così espressa. Per coniugare la voglia di andare al mare dei residenti e l'esigenza di promuovere il turismo, grande risorsa della provincia, con tutela della salute pubblica, abbiamo pensato a un impianto caratterizzato da flessibilità e gradualità, anche in relazione al numero delle presenze che si registreranno sul territorio. Così Inversini che continua, ringrazio i sindaci che hanno dimostrato grande sensibilità, attenzione e impegno nel mettere a punto iniziative di informazione ai turisti sulla disponibilità di posti nelle spiagge e sulle modalità di prenotazione, al fine di evitare affollamenti di persone sui litorali e di prevenire spostamenti di masse di turisti di difficile gestione. Al comitato, oltre ai vertici provinciali delle forze di polizia, al sindaco del capoluogo e ai comandanti della Capitaneria di Porto e dei Vigili del Fuoco, hanno partecipato in videoconferenza i primi cittadini di Sarzana, Lerici, Porto Venere, Amelia, Bonassola, Deiva Marina, Framura, Monterosso, Rio Maggiore, Levanto e Vernazza. Il prefetto ha inoltre presieduto un incontro con le forze di polizia per affrontare il tema dei servizi in ambito stradale e ferroviario per la gestione dei flussi in arrivo dopo la riapertura dei confini regionali.